Preso la scorciatoia, non biasimate. La pietra di fronte. Ma pigliala in culo. Don't abandon us. We have to find all the artifact keys as soon as possible. The next one is in another part of Niflheim. On top of a tower of ice, a beacon of light. From the Absalom research room, you have to go through the east wing. The code to the gate is 3825. I repeat, 3825. Be careful, my dear. 3825, dalla est attraversando la porta stagna usando il codice 3825. Adesso deve essere di qua. Era qua la porta, era... Era sotto? Dove cazzo era quella porta stagna? Alla est, qua. Trova una chiave Absalom sopra al fascio di luce. La porta è palesemente rotta. Stavolta anche tu, mi fa piacere. Distruggere bisogna fare due volte questa cazzata. Si vede che non sono più addormentato come ieri. Ieri per fare sta cosa ci ho messo 3 ore. Perché sennò poi gli spiriti ritornano.
Il addominale è finito, mi fa piacere. C'è un bellissimo urlo. Andiamo a questi dischi. Revoca l'isolamento dal piano inferiore. Sì, ora abbiamo aperto il piano inferiore, ragazzi. Apriamo qua, non c'è niente. Apriamo qua, non c'è niente. E qua, non c'è niente. Però c'erano un po' di cose da fare. E qua non si può passare. Dobbiamo andare. Episodio di oggi di terrore. Ok, abbiamo aperto di là, però non è che io voglia andare tanto di là. Vediamo se questa porta si apre subito, giusto per... Ok. Va. Una parte abbastanza problematica. Abbiamo noi sinistra chiuso, grazie a Dio, perché non vi lasciano troppe scelte in questo genere di cose. Mangiando la pizza. Guarda da Serpico là, che si mangia la pizza serpica. Famosissima. Ditemi che si aprono queste cose. Sì. Ah, questo, ragazzi, come abbiamo ribattezzato ieri, è il bagno di Satana. Cioè, guardate qua. Di certo non ci vanno a farsi i pippotti perché ti fa passare la voglia, penso. Ok, qua non ce n'era un'altra porta, c'è l'altra porta. Che c'è qua? Troppe scelte, ragazzi, troppe. No, qua siamo tornati indietro, ok. Mi sono perso con pirla. Dobbiamo andare. Da qua. E da qua dobbiamo andare qua. Abbiamo un caricatore. Porca troia. Qua abbiamo una porta che è blindata. Non so. Ancora è chiusa la porta numero 4. Abbiamo bisogno forse della chiave numero 4 per aprirla, boh. Qua abbiamo una cosa per ricaricarci. E qua abbiamo bisogno semplicemente di fare così. Apriamo uscita qua. Possiamo riprendere energia, ma la voglio lasciare. Qua c'è un po' di morte. Ma vaffanculo. Apriti. Dai. Voglio vedere se... Secondo me proprio non ce li devono fare distruggere questi qua.
Tua mamma è puttana. Dobbiamo tagliare. Secondo me dobbiamo prendere da qua. Ci dobbiamo riprendere. È l'unica. C'è. Guarda che cazzata. No, ci siamo bloccati ieri. Siamo crepati qua. Che è successo? Vediamo che c'è qua. Questo pezzo l'ho già fatto. Questo pezzo. Ok. Ora possiamo andarci a ricaricare là sotto, tipo. Dobbiamo fare un po' di strada. Perché sennò ne usiamo troppi di queste cose. Chiudi sta porta. Grazie a Dio. È veramente il terrore qua. Più unico e solo. Non credo proprio che... Non c'era un salvataggio qua? No. O sì? Boh. No, non voglio provare. Ci tocca farcela coraggiosamente. Poi sono tutti che piangono, cioè. Mamma mia, sti suoni. Qua si può entrare, non mi sembra. Dobbiamo scendere e dobbiamo vedere dove andare.
Oh mio Dio. Ok. Epico. Firma già scansionata. Ragazzi, ricarichiamoci. Voglio capire io se... Non c'è niente qua. Sì. E mio, questa firma. Ora dove dobbiamo andare? Voglio un altro di no, oddio. No. No, oddio. Firma già scansionata. Qua c'era entrato, ragazzi. Sono ritornato indietro. No, qua non ci sono stato. Oh sì. No, lo so che devo prendere, ma sono tornato indietro. Non ero uscito da qua.
No, sono scappato dall'altro lato, no, la parte opposta. Perché era, sembrava uguale, dico, ma che cazzo. Quindi qua l'ho preso, e infatti quello non ce l'ha più. Caspita. Qua devo. Già no, pure mi dispiace per questi poveri disgraziati. 4. Ok. Ora devo. Vediamo, qua si apre. Sì, la porta iniziale bisogna la chiave 4. Vediamo cosa riusciamo a fare. Se riusciamo a. No, ho sbagliato. No, ho risbagliato, ma va. Perché sto sbagliando così? Perché devo fare così? Ecco perché. Ma che ca... Vabbè, è andata in tilt. Cioè, boh. Qua c'è l'entrato. Ci ho sbagliato 3 volte. Vabbè, niente, sto confondendo. C'era botola, ok. Niente. Ora io, ragazzi, scusatemi se me ne fotto del fatto che sto sprecando questi, ma questa parte è davvero antipatica. Voglio morire tutta questa strada. Ora dove devo andarmene? Devo ritornarmene, no? No, ma pezzo di merda proprio sei. Fanculo, vita di merda, bro. Qua non si continuano ad aprirsi, no? Dai, sì. Porta 4, sì. Fatemi salvare. Prendiamo sto file audio. Ok, praticamente questo di qua prima pensavo che
avesse bevuto il sangue per diventare immortale e invece si fosse trasformato in qualcosa di tremendo. Invece no, è che è intrappolato là e forse lo stavano torturando, per questo vuole morire. Avrebbe potuto essere morto da tempo, invece no. La situazione non è proprio bella bella. Ditemi che c'è dove salvare, per favore, perché ora me la state portando con... Ora il gioco sta diventando più difficile, sistematicamente sempre più difficile, quindi uso pure il controllare così. Vedete? Pensavo non ci fosse nessuno, invece... Dov'è qua dietro sto coso? Là. Mamma mia, non so come già sbagliare, che mi sto mettendo sotto pressione ste merde. Fai l'audio. No? No? Non me lo fa appena, non c'è niente in questa stanza, davvero? Cioè, davvero? Cioè, ma davvero? Non niente. C'è una botola però. Pezzi di merda, lo sapevo. Voglio solo vedere come sono combinati. Sì, là non c'è niente. Non ci passa sto. Chiavi me ne mancano ancora 4.
Ansia time, sì, ragazzi. Hey gaming, how's it going? Was cool, was cool. Today I finally ate Sarmale. How was your day? Questa ce l'ho. C'è qualcuno qua. Guarderò come era nascosto quel pezzo di merda. Voglio vedere un istante che c'è qua. Give me one, please. It was so funny. I told Max. There was this guy who was from Romania. He knew Max. He knew me. He was like shaking when he met me. It was so funny. Very nice guy. Very, very nice. Stasera pizza. Ho mangiato. Ok, dobbiamo andare di là, ragazzi. Era quello che volevo. Qui c'è però un consumo. C'è un collezionabile. Yeah, I know, this guy was a big fan, he wanted a picture with me, like, he was working in this restaurant, he made the best he could. Oh, finalmente. To brought a sting not on the menu, Sarmale wasn't even on the menu. Che cazzo è qualcosa? Aspetto che torni perché devo ammazzare questo. Lo voglio fare i coglioni che mi deve fare un jumpscare assurdo. Questa strada la voglio percorrere più. Bitch! Vieni. Andiamo. Ciao. Saluto il mio Dino. Allora, qua si può salire. Dalla quantità di sti cosi che ci sono, ci dovrebbero essere nemici, ma ovunque. Oh! Perma pregnant, grazie mille. Oh, ma grazie mille, thank you for the ride, grazie per il ride, ragazzi, shout out subito. Perma pregnant. What's up? Qua, che hai giocato oggi di bello? Grazie, andate a dare un bel follow, per favore, subito. Addio per sempre. Mi devo eliminare. Intanto faccio scendere questa scala. Battlefield 5. Ho giocato, lo faccio cagà. Qua c'è un'altra di scala. E lì c'è una bellissima botola. Cos'è? Che succede?
L'ho eliminato per sempre, non mi dire che ritorna in vita. Cos'è questo? Ah... Cavolo, ho paura, ragazzi. Oh! Oh, stavo cadendo. Qua non c'è niente da fare, perché c'è solo da scendere, cioè, si può salire veramente, eh? No, non si può. Meglio. Però mi sa che da sotto c'è qualcuno. Cioè, dove ci giochiamo? Che scala? Questa qua? Qua c'è qualcuno. Dai, andiamo a massacrare questo. Veloce. Se no ci ritorna in vita ora qualche secondo. Fatto un piacere. Ok. Stiamo pulendo. C'è... Ah, c'è una botola. Quella botola si può aprire. No, questa è proprio chiusa, chiusa. Questa botola non si può aprire. Guardate. Ah, sì, si può aprire. Cavo. Vediamo. Cioè, praticamente ci permette di tagliare questa. Andare direttamente dall'altro lato. Rido. Anche se. Sì. Sì, praticamente sì. Che è successo? Che è successo? Sono un taradadam. Tipo un crash di qualcosa. La live ancora funziona. Va bene. Non è crashato questo? No. Ok. Guarda com'è, non si sa mai. Sì, sì. Ma lì c'è una porta. Sto ancora cercando, ragazzi, a vedere se ci sono. Allora, questo di qua bisogna. Non c'è nessuno nascosto qua dietro, tipo. No. Però da qua non si può andare, ovviamente. E noi dobbiamo tornarcene. Oh, sta salendo là sopra. Altra scala. No. L'abbiamo ammazzato tutti qua, no? Andiamo a ricaricare da qua. Non esiste che uscendo là. Alza la seconda batteria. Dov'è la seconda batteria? La seconda batteria è sotto, però bisogna scendere sotto per andare a alzarla. Quindi c'era una porta all'altro lato. Che non so se è aperta o chiusa, che cos'è. Si vedeva... Ah, questa è la seconda batteria. Non me ne ero accorto. Ah, non l'avevo neanche notata. Dove caspita. Non voglio cadere. Morire male.
Perché ieri siamo pure riusciti a cadere. Perché sta scappando? Da cosa sta scappando? No, 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 se sta scappando lui. C'è il coso, secondo me. No. No, che continua. Ok, minchia, veramente. Cioè, hanno proprio il tempo di... per ammazzare è difficile. Anche a fare la strada velocemente. Ora devo aspettare che si ricarichi sto coso un po'. Me ne servono 5. Sono a 3. Non salviamo da una vita. Dovrai scappare. Sì, ma un po' me lo sono immaginato. Gioco difficile, sì. Sì, sì, lo so, lo so. Molto probabilmente. Vediamo, se è un grande non ne sono tanto sicuro, frate. Ok. Ieri sera, verso la fine, ero troppo stanco, quindi tendevo a crepare. Insomma, tutta l'avventura moriva ancora una volta e poi... tutto alla fine. Allora noi abbiamo una... no, abbiamo una scala qua. Quando vogliamo... guardi, pensiamo alla via di fuga prima. Una scala abbiamo. Ok. Ah. Basement 1, storage. Comunicazioni. Trovo una chiave up sopra al fascio di luce. Stiamo andando in... finalmente possiamo salvare. Che sta succedendo? Perché c'è questa interferenza? Qui c'è una cosa per ricaricarsi. Collezionabile. Bor Corp. Che bel nome. Apriamo una multinazionale che va a indagare sul paranormale, ci porterà altri, in altri mondi, e le persone devono chiamarla Bor Corp. No, don't!
Ragazzi, aveva un po' di prurito questo, evidentemente. Cioè, no, il prurito! Bella! TV, Owen, come va? Tutto a posto, te lo dico fra un po' se va bene. Dipende da quello che succede appena apriamo questa. Perché? Perché gioco? Perché ho ricominciato con la notte horror? L'avevo sospesa e c'era un motivo, no? È una Sony Alpha 6003. È una Reflex. E poi ho anche una Logitech piantata là per fare Italia 1! Ah. Principalmente uso questa. È bellissima, a me è sempre piaciuto, volevo fare sempre Italia 1, ora finalmente ci sono riuscito. Some spring rolls. No, no, just spring rolls. Faye have been eating like a pig today. 8 spring rolls. Yeah, ok. È già abbassata? Ok. Perché dobbiamo andare? Borcorp, ragazzi, mamma mia. Sembra che uno che sta andando in bagno. What? No, siamo saliti da qua. Vabbè. Siamo saliti da qua, no? E dobbiamo fare la... Sarà il mio inconscio che mi vuole far andare là. Oh, c'è un'altra radice. No, andiamo incontro a guai. Perché, ragazzi, non giochiamo piccolo piccolo cucciolo intrepido? L'avventura del cucciolo che deve andare a trovare il padroncino che ha l'asilo nido. E stanno facendo un gioco abbastanza violento oggi. Si danno botte con delle margherite. Quindi, voglio dire, cioè, c'è da aspettarsene. Questo episodio di piccolo piccolo cucciolo intrepido. E lasciamo questo gioco di merda che non fa paura a nessuno. C'è qualcosa da veri uomini. Sulla destra non c'è una porta. No, è un po' surgelata. E non c'è lo spray con raggio per vedere se si può scongelare. Tutti i dissoci dal piccolo piccolo cuccio intrepido. Cioè, vedi che è un titolo che ha fatto sognare parecchie generazioni. C'è pure il nuovo episodio, sono rilasciato ieri, di Heidi va dalla nonna. In questa cosa addirittura deve mangiare la zuppa. Voi direte, ma che c'è di pauroso? C'è troppo... è senza sale la zuppa. Davvero terrorizzante la cosa. Andiamo, andiamo. Epilessia, portami via. L'ultima volta che ci hanno portato in un mondo di soggetti siamo durati tipo 5 secondi. Ma perché non dobbiamo seguire le radici dell'albero del mondo? Andiamo in. Già non è bello. Vediamo cosa è successo qua, ragazzi. Sicuramente sarà in questo nastro audio. Ci sarà una festa di compleanno e stanno celebrando. Dr. Lisa Svensson, day 89 of the N527 excavations. During the expansion of N527, several remains of the natives were uncovered. This was the first time any of us could get close to any of these violent and immense creatures. Analysis of the ice surrounding the remains proves that they have been here for well over 400,000 years. This means that they existed even before the woolly mammoth. What is even more fascinating is that they seem to have changed very little within the last hundreds of thousands of years. Like evolution is on a standstill in this world. We didn't expect this, and we have to conduct research around these remains. I would like properly educated staff to be added to our ranks so we can uncover the history of these violent creatures. Dr. Lisa Svensson, N527.
perché c'è una creatura violenta? Non potevano essere in un mondo dove ci trovano i resti dei puffi. Io la butto là. Dobbiamo scoprire il passato di queste creature belle pucciose e morbidose e blu. Il massimo che ci trovavamo era un puffo risorto. No. Vita, ma è una gioia, ragazzi, è una gioia. Qua mi sembra che siamo di lupo. No, c'è il c'è un passo da titano. Un titano. Stiamo andando lungo il retto del titano. Did you manage? If you get it, we do Berita. Are you sure it's not delivering to the other place? Ok, you check it adesso. Ok, ah, so it's easy. No. Ragazzi, qua c'è una... Spaghetti Frag! Grazie mille per il raid, grazie mille per il follow. XMIRCOD2. Grazie mille, bello ragazzi. Uno shoutout, che hai fatto oggi di bello? Smirco di 2. Ah, ok. Scusami. È Spaghetti Frag che me l'ha suggerito sbagliato. Ci sbagna Alessandro. Bella Alessandro. Benvenuto fra di noi. C'ho il terrore. È Spaghetti Frag che me l'ha suggerito male. Io l'ammazzo mia moglie. No, no. Non lo fa bu. Ne sta andando. Oh, se ne va via. Meno male. Aspettate, in alto dove deve, perché l'altra volta andavo in basso. Qua non si può fare niente. Questi generatori bellissimi. Cioè, ragazzi. Questo braccio, no? Va con queste capsule. Se invece di queste capsule andasse a paura e terrore in generale, io non avrei bisogno di ricaricarlo. Quindi basta che inventano un braccio che va a terrore. Io sono sempre carico qua. Ma che cazzo è la bocca? Con un naso, gli stanno facendo... Che cosa? Che state clippando? Che ce l'hai? Bella Jimmy! I like the voice, Adam. Do you like my voice, gaming? Questa era Satana, ragazzi. È Satana che è me. La parte monella. Quello che mi dice: comprale quelle riviste zozze. Allora, io so che non ci trovo niente qua, però devo guardare. No, forse ci trovo qualcosa. Non è che c'è tipo una cosa nascosta, un... un collective. Ma... ma non mi piace neanche per il ca... Che c'è qua? Non si può scendere o si può scendere? Io non è che ci voglio... Cioè, anche si può scendere. No, facciamo... No, non si fa... non ti fa scendere. Bravi. Cioè, questo ascensore, no? Chi l'ha costruito? Lo sapeva che doveva portare verso la morte. Cioè, non è che... Dove può portare un ascensore fatto così con... questo sfondo. Chi lo prende? Chi è il coglione? Io.
Walt, ti prego, tutta la live così. Vuoi che io parli così tutta la live? Per voi non c'è problema, è per voi. Non so se è troppo alto il volume. Don't worry, gaming. I will visit you tonight. Your nightmares. È bello, è bellissima sta cosa. Non c'è problema. Peccato che non c'è, perché peccato che non ci sia Pietro. E gli NPC di sex. Secondo me. Tutti proprio gli NPC. Perché mi hanno dato la chiave della porta numero 4? Ah, ok. Sono tornato, va. Se deve essere horror, deve essere tutto. Ah, se deve essere veramente il vero horror. Questo è il vero horror. Una live così. Dopo 2 minuti cominciate a trapanarvi i timpani. You wish, gaming. Ah, sì. Ok, andiamo. Ah, possiamo pure ricaricarci. Ah, un'altra cella. Benissimo. Inoltre si aggiunge una cella e sono felice. Quando... A parte ci sono gli armadietti sulla sinistra. Quando... Ditemi che c'è un'altra cella qua. No, non c'è niente. Vabbè, non ci possiamo lamentare che abbiamo trovato una cella. Dai. Non ti frega niente. Posso ricaricare qua. Non perdo tempo. Allora, quello che dobbiamo capire è... Le porte sono stanze diverse. Abbiamo un altro di questi, benissimo, sono felice. C'è una cosa a terra, lo so. Dr. Brian Roberts, Niflheim Operations Supervisor. Progress report on Niflheim Outpost N527. Our latest addition to the N527 management in the form of Dr. Lisa Svensson has been very challenging. On arrival, she exhibited clear signs of depression which had a major impact on staff morale and became a safety concern. I found out that she was involved in some form of accident, but I can find no records of such an accident. I believe she is telling the truth. In the future, I, the supervisor of Niflheim operations, can't be kept in the dark about such matters. However, after the uncovering of the native remains, Dr. Svensson has resumed her work within management and is starting to become a major asset to N527. Please disregard all prior transfer requests of Dr. Lisa Svensson from the N527 outpost. Ok, TV, praticamente quello che devi fare è questo. Avevo letto, non volevo bloccare il file. Quello che uso io è una dummy battery, vuol dire una batteria finta che ha un cavo elettrico, quindi simula la batteria quando la metti dentro, è vuota, praticamente c'è semplicemente un contatto elettrico e tu attacchi alla presa. Quindi cerca una dummy battery che sia una batteria dummy, quindi finta. Sono, le dovresti trovare su Amazon. Addirittura quella mia l'ho trovata su Amazon Italia, non c'era su Amazon. Io vivo in Inghilterra, su Amazon UK. Danger! Vai via! Vai via! Vai via! Vai via! Vai via! Porti sfiga! Porti sfiga! Porti sfiga! Porti sfiga! 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 Benissimo, grazie mille per averlo timeoutato. Lui lo sa, ragazzi. Ci piace trattarlo in un determinato modo, Danger, perché porta una sfiga. Cioè, ora io muoio. Verrà un infarto, forse due. Ah, questa era la... Quindi qua si può salire. Oh my, mio Dio, quanti cazzo di posti ci sono qua. I want to go
decided that my skills was of better use at Outpost N527, and I've spent a week in this freaking icebox. I miss my family. It wasn't even my fault. I told them the artifacts were dangerous. Poor Josephine. Che bello. Ok, ricordatemi ragazzi che martedì io dovrò essere in live su Dead by Daylight con Xin Andrea. Lo trovo. Poi riandiamo giù. Allora, qua c'era la cosa che ci riportava qua. Qua non c'è niente di nascosto di... Queste pietre è facile perdersene. Allora, questo ci porta al bordello. Voglio... Aspetta. Questa è chiusa e non c'è niente. Benissimo, quindi dobbiamo e questa sarà chiusa. Richiederà. No, richiede numero 4. Possiamo aprire. Ok, ora. Quello che facciamo noi è, invece di andarcene qua, andiamo a vedere l'altra porta sotto. Bella Pietro! 17 volte cliccare sul tasto sbagliato. Domani è il mio compleanno. Allora c'ho qualcosa già di pronto per te. Se passi in live domani. Posso fare gli auguri. Compi 17 anni, no? Pia? Ah, qua c'era solo il bagno. Io non sono entrato. Però queste docce sembrano tranquille. Non sono tipo il bagno di Satana che c'era prima. Fammi un bonifico che ne ho bisogno. Mentre come si rimuovono tutte le icone, si uso quella che stanno sullo schermo della fotocamera. C'è un'opzione. C'è un'opzione sul display dove dici di mettere le info, di non farle comparire o di farle comparire solamente sul display di dietro. Ora non so perché cambia da fotocamera in fotocamera, possibilmente non è stesso, ma c'è un'opzione. Qualcosa che dirà information on display, dove leggi display qualche cosa. Togli la cera. Metti la cera, togli la cera, togli la cera, metti la cera, metti la cera, metti. Guardate là, che belle facce. Ecco, ora potete vedere meglio quel tizio. Ora vedete, sono le prime impressioni quelle che contano. Vedete quel razzismo. Poi c'erano queste creature violente. Che ne sanno? C'erano delle statue, possibilmente erano solamente gigantesche con una faccia tremenda, però erano buoni. Che ne sapete voi? Odio queste porte così. Le operai su YouTube, queste live, dovrei fare un lavoro di editing sulla parte di ieri dove sono rimasto bloccato per tipo 30 minuti. Però dovrei. Bell'angelo. Vedi, Jimmy è sempre gentile. Jimmy. Non ti conoscono. Ragazzi, io qua perché... No, siamo di nuovo secondo me di Titano. No! Non c'è motivo!
non c'è motivo. Abbiamo Godzilla, veramente abbiamo Godzilla. Arrivando Godzilla e dico, senti Godzilla, andiamo ciò. Che gli dico? Gli dico, senti Godzilla, potresti per cortesia. Ragazzi, con Godzilla il trucco per Godzilla è di farlo gasare, no? E fargli qualcosa tipo, Godzilla, tutti ti hanno dato per morto nell'ultimo film, hai preso pure 4 botte, ma ora c'è questo titano e ammazzandolo riuscirai a riscattare il tuo nome e a prendere il trono nell'Olimpo dei mostri potentissimi, e lo mandi là e se la via in culo Godzilla. L'importante è la musica di sottofondo. Non ho visto l'ultimissimo di Godzilla ancora, però quello nell'isola, no spoiler. Porco, lo sapevo. Sta granca. Mai fidarsi alla mano del titano, sapete che c'è. Vedete, c'è vecchio detto. Gioco di titano, gioco... un gioco di villano. Mi vuoi solo dare una mano, no? Anzi, gioco di mano, gioco di titano. Ma poi, cioè, non ha niente... Gli piace il buco al titano, no? Se solo vedessi... No. Posso andare lontano dal buco? Lontano dal buco, prova. Dimmi che ci posso saltare. No, e chi è il coglione che va? No, è messo là. Devo decidere dove andare. C'è poco da decidere. È là. È messo là. Secondo loro l'hanno messo. Guarda un altro, ce n'è! Lo terrorizza. Questo dorme. Titano stanco. Ma è una mano di un titano questa! Questa è la sua mano. Vedete, gioco di mano, gioco di titano. Lo sapevo io che... Se correvo si svegliava. Se... E là c'era un altro, perché russano? Io sono andato accovacciato, ragazzi, se per caso non ve ne foste accorto. Dottor, guarda, ti fa il medio, no, ma posso... posso stare qua terrorizzato in un angolo per un po'? Non ci voglio andare là. E ci andare, chi l'ha scritto? Il fascio di luce. Sì. Non posso invece, non lo so, usare tipo una di quelle macchine radiocomandate come fanno le forze speciali con un braccino, tipo la NASA, no? Le forze speciali, quelle su Marte vanno un rover a raccogliere la cazzata su...
c'era Lucia. Vediamo come la muove. Guardo dietro. Riassa nel culo il titano. Che fai? Non now. Check. Mia moglie non è che si rende conto. Sicurezza, aspetto che si abbassi. Fai nonna, mia moglie sta restando. Che brutto. Minchia di musica. Cane, salvami, salva, dimmi che mi salvi, dimmi che mi salvi, dimmi che tu mi salvi, che c'ho questa cosa che mi salvi. Sì, lo sapevo che sto cane non mi voleva ammazzare. Sì. Vai, cane degli inferi, salvami tu. Aiutami. Ve l'avevo detto che era bravo. Fuffi è bravissimo, ragazzi. Non ho rotto il salvataggio. Fatemi salva subito. E mentre salvo vado a fare una pipì velocissima. Sì, Fuffi, sì. Si è rubata le moglie. Piangeva i miei spring roll. Vado tantissimo adesso spring roll. Ok, ho avuto un attimo di crash. Che cosa vuol dire un attimo di crash? Cioè, mettiamoci gli spring roll qua. Vedete che figata che è sto gioco? Receiving incoming transmission. Transmit completed. Grazie per l'ospietro. Gli spring roll sono degli involtini, un genere di vegetali che fanno al ristorante cinese, sono molto buoni. Involtini primavera.
Cioè, ragazzi, veramente non l'avete mai mangiati? No. Questi sono i biglietti di quella della fortuna. I fortune cookies. È buono. Sì, perché li avvolgono in questa specie di pasta. Quasi dico pasta frolla o qualcosa del genere. Li friggono. Ho mangiato e sta male oggi, Danger. Ve l'ho fatto vedere il video su Telegram. Ah, io postavo su Telegram il video della sala cinema. Ah sì, vero, tu hai risposto. L'ho detto e c'era quel cameriere, mi ha riconosciuto e ha fatto pure la foto. Mi ha trattato così bene in un ristorante. Sì, Serpico, esattamente. No, si ricordava della serie che ho fatto con Verdi 13. Infatti aveva fatto il sarmale, me l'ha fatto, non era sul menù, me l'ha portato. Aspetta qua. Non so se avevo postato su Telegram il video del sarmale. Posso uscire di casa, Angel? Specialmente con le donne. Mi saltano tutte addosso. È bellissimo. Non è che mi ha riconosciuto le facce all'inizio. Ma io sto dov'era, gli ho detto che ero italiano, poi ho detto che sei rumeno, ho detto che Maxi mi ha fatto... Ah sì, si è ricordato tutte cose. Comunque, ricontinuiamo. Come ha visto... Ah, c'è cazzo, sei... Se vieni a Londra tu, io mi chiamo. È il momento in cui decido di andare in vacanza in Iraq, che è più sicuro per me. A Londra, quando ci sei tu. Allora, dobbiamo riprenderci questa cosa e darcene. Dobbiamo inserire la cosa nella tavola Absolov. Sì, ti trasferisci in una macchina. Veramente la volta. Sarah, can you hear me? Timing is a little bit bad. Do you have the key? I got it, but I have to tell you that... Just insert the artifact key into the tablet and hurry back here. There's something we want to show you. Allora, inserisci a tavola una cosa, eh. Blocco senza ciclo, che cos'è? Perché lo stiamo bloccando qua? Ah, se no non si muove. Al 2F sta come piano? Bella. Vediamo ora, speriamo di arrivare vicino a un ascensore. Un
Dai, apriti. Me and Henrik delved into the carvings and historical material recovered from Asgard. It depicts a lot of the events that we have represented in the book The Younger Edda, but some written stories seem to be minor versions of the true events. Something that really catches my attention is the final story of the trickster Loki. The story depicts a prank where Loki has the blind Hodur fling a spear against the immortal Baldur. The blind brother didn't know that the spear was tipped with mistletoe and accidentally ended the life of Baldur. The real aftermath of this prank is very different in comparison to the ones in the Edda. Apparently, the vengeful gods went on a killing spree, ending the sons and daughter of Loki. Only to eventually have him imprisoned. Forever. These stories keep getting worse and worse. Ok. Vabbè, sappiamo dove andare a mettere la cosa. La tavola è dall'altro lato. C'è questo tizio che continua a girare, che appena lo vedo lo finisco. Perché ora ne abbiamo, ragazzi, 10 di sti cose. Quindi posso sparare due raggi e eliminarli. Niente qua di bello? No. La tavola è là. Accedete, c'è, queste cose non se ne vanno. Spam! E praticamente ci serve l'ultimo. Scusate. Ce ne serve solo uno. Tutti gli altri teschi ci sono. Dobbiamo andare all'ascensore, ce n'è uno qua sotto o qua a destra, se non erro. Allora, 1F, no, era... sì, 1F, giusto? 2F? No, dov'era questo tizio qua? Research capsule of B1? No, B1, smaltimento rifiuti, ok. Tutti lo sanno, tranne... tranne me. Il subtel. Che cos'è il subtel? 129 euro. Non ho capito niente. Siamo andati avanti e indietro per circa 10 minuti. È stata mezz'ora che abbiamo fatto avanti e indietro. E non sono stati purtroppo 10 minuti. L'ho guardata dopo la live, prima di chiudere. È stato 37 minuti, qualcosa del genere. Dov'è quello stronzo? No, non era qua. Era dall'altro lato di questa stanza. Sempre, sbagliamo sempre qua. E non è che... Ecco qua. Ma porca! Just relax. There's something I want to show you. Something you need to see. E che ci ha mostrato? Siamo al coso di morte, quello dove servono le sfere. Non ho capito. Ma siamo morti perché siamo morti o doveva succedere? Penso pure io.
Anche perché la missione era andare là. E ritorniamo in vita. Casomai no. You were right. Tell me, did you see him? Did you see the spirit from the machine? What the hell did you do? Don't you see? You killed me. You have direct access to the spirit's lair. None of us can reach it but you. You can go there anytime you want. Did you have the Yarngraper with you? Yes. You can even bring things with you? Oh, fantastic. I believe that the ether that you just came from is the home of the spirit from the machine. I believe that this spirit is Loki. Wait a minute, honey. You can't just assume that. We don't know. You are crazy. I've had enough of this. No, please listen to me. I'm sorry Henrik did that to you. We knew perfectly fine that it wasn't going to kill you, and it wasn't like we could ask you to die for us. I'm not a test subject. You can't kill me for some damn experiment. I promise. I'm sorry. I'm sorry. Please, please don't let the world end. Sarah, tell her what you told me before. Beneath the shadow of Yggdrasil, in the Well of Wisdom, is where the final artifact key can be recovered. In the depth, under the Tree of All Things. But that is not all it holds. On your way to the depth, you should be able to recover another artifact, the Eye of Odin. When you die, you have to find orbs before you can return, correct? I do. If you activate the Eye of Odin on those orbs, then you will touch them with divine magic. Then, placing them in the keyholes won't just let you pass back to Midgard. It will let you destroy the ether with a spirit left inside. We just need to find a route leading to the well. I know of one. What? I'm sorry I didn't tell you, Sarah. Before I got in contact with you again, I found the well. When I did, I thought I could fix all of this. And just like the Allfather Odin, I sacrificed my eye for wisdom. Oh, Henrik. It didn't work. The root that leads to the well is underneath us, in the waste treatment plant. Scan my hand, and you'll gain access to it through the elevator. That should do it. Head down to the waste treatment plant. It should be a straight path from there. Good luck. And be careful down there. Never let the lights go out. In the worst case scenario, you always have the Yarngraper. Con 11 di questionanti rimanenti. Vi odio. Vi odio tutti. Aspetta, aspetta, cosa? Wait, che succede? Che succede? Che devo aspettare? Vedi se puoi aprire quella porta. Non si può aprire quella porta. Ci ho provato. Non si può aprire quella porta. Non si può aprire quella porta. Allora. Torna a Jotunheim passando per il Paino B2. Il Paino B2. E il 4 è ancora chiuso. Il Paino B2, ragazzi, è bellissimo. Segnaliamo il bug. Spiano. Ora dovrebbe... The Eye of Odin until the last Absolute key is inserted. Ok. Devo trovare l'occhio d'Odino. Sarà un posto più orrendo di quelli di prima. E non sembra tanto male rispetto a quelli di prima. Non fosse che la morte è in agguato. Ora, missioni, inventario.
Cioè, sono piante gigantesche. Possiamo salvare. Lì c'è un teschio gigantesco. Ma ragazzi, mi sta piacendo sto gioco, eh? Leggi Kratos. Posso anche sbloccare. Vabbè, ma poco a poco, eh? Allora ci andiamo, ci ritorniamo. Dobbiamo fare questa cosa prima, no? Benissimo. Andiamo. Risalviamo dopo che abbiamo preso questo coso. Così non ce lo dimentichiamo. Allora, guardiamo dove si... Una cosa! Non possiamo. Siamo dentro lo stomaco di questo? Mi ha tirato le gambe, non mi dite che mi ha tirato pure le gambe. Siamo dentro lo stomaco di sto coso? Sì, secondo me sì. Lì c'è. Una cosa per... Possiamo salvare dentro? Secondo me è lo stomaco. Farci salvare qua, sì, ora mori. Tante di quelle volte, ragazzi, che non ne avete idea. Una categoria di YouPorn. Non ci dà missioni tipo esci dallo stomaco di questa merda, tio. Tipo camminare così. Lì c'è lui. Dr. Thomas Jameson, Chuddenheim Operation Supervisor, Day 3. We've been working around the clock the last 3 days to set up a lift to reach the bottom of the pit with the proper equipment. Dr. Anderson claimed that this giant... hole in the ground is the well of wisdom from the myth. The remnants of the prior guardian seems to confirm that suspicion. We're setting up the elevator to get further into the pit, but I have got a bad feeling about this. I think I saw something move down there. Something big. Okay. No, saranno le iniziali. Guardatela che bastardi. Se qua non si sta attenti si cade di brutto. Fatto pure male.
Adesso la chiave. Vai. Non mi piace quello che c'ho sopra. C'è una pianta. Può essere una pianta carnivora, eh? Ma c'è. Non è che voglio tanto scendere qua. Cercare di non girare troppo, se no mi perdo qua. Cosa c'è? Oh, qua c'è. Dove cazzo si esce? No. Stanno inseguendo come la merda. Cassero. Dio.
Da noi sono ciechi finché non li urtiamo. Oh mio Dio. Ok, prendiamo l'occhio. No, 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 no. Succate male. Eravamo nella tana di sto verme. Tutto verme schifoso. Oh oh oh, sta minchia. Vai a salvare. Ancora di nuovo quell'urla in sincrono. Non mi ero spaventato, non volevo che mia moglie urlasse da sola. Io me ne voglio andare da velocemente proprio. Uno, spam. Non mettere la chiave, vai al quarto piano perché c'è il divertimento al quarto piano. Ti faranno andare al quarto piano, ragazzi. I've lost connection with Henrik. I think the spirit is taking control of the base again. Please insert the key into the Absalom tablet and finish this. Ok, i mostri stanno riprendendo controllo della base. Very bad, thank you. Yeah. Allora, inserisce Absolov. Ragazzi, vogliamo andare al quarto piano? Andiamo al quarto piano. Al quarto piano, al terzo piano. Ok, thank you. Glass. A glass. Core 3, Absalom Research. C'è niente. C'è la morte qua, ragazzi. Ah, ecco che non c'è la morte al quarto piano. Ok. Al secondo piano dovevamo andare noi, eh? Non è riuscito a vedere mia moglie che ballava, era messa, faceva tanta ta. Un bicchiere.
Mi ha rotto la dico io. Dammi quel cazzo di bicchiere! Oh my god, Savico! By my Dan! Hi, Savico! Hi, everyone! Hi, Kratos! Hi, Pietro! Hi, Nightbot! Oh, you... Right, thank you. Ah, mi spiegate voi come cazzo si fa? Cioè, come cavolo si fa? Vabbè. Grazie, andiamo a mettere questa cosa nella tavola. Succederà il bordello, lo sapete voi, no? Sorveglia le palle. Gran cappella, via! Grandissimo pezzo di merda!
Free! Finally, I can touch this world without the help of disgusting machines. And all of this, thanks to you. You should have seen the face of Dr. Anderson when I told him about his dead wife. Using her voice, easily manipulate a fool. 9 keys to lock the gate. No, 9 keys to remove the gate. Returning the universe to the state before the gods closed it to everyone but them. You even handed me the eye, the last key to my liberation. Vai! No! 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 All of your little predators. I've been watching you from the very beginning. Nothing eludes me. You have outstayed your welcome. You have played all of your cards. All of it a complete and utter failure. And this time, my prison won't save you. Non ho più niente. Voglio vedere. Faccio parte di queste. Bella Nick, benvenuto fra di noi. Loki frega sempre, sì. Mi sto facendo digerire il posto. Bello, vorrei dire. Su TripAdvisor e Booking.com. Queste foto però non le hanno messe, è un peccato. Più persone prenoterebbero. Se invece i turisti scrivono pure anime e dannate, sarebbe stato un po' più veritiero, però. Avevano detto che c'era una... comunque il portiere... Non ho più neanche la visuale, sono cioè proprio persona, sono. Scappa dal regno dei morti, ragazzi. Ora comincia lo schifo. È bellissima questa chitarra elettrica che mettono. Questi, allora, questi noi siamo sicuri che non ci fanno niente. Adesso la taglio là. È solamente per capire chi ci vuole ammazzare. No, non ci vuole Danger. Ma in teoria se sono morto tutto. Gasa tantissimo la musica. Ragazzi, sto regno dei morti mi sembra molto più sicuro del regno dei vivi. Voglio dire, poi si risparmia tantissimo sull'elettricità, visto che ci sono queste belle fiamme verdi. Si bruciano queste fiamme, boh. Io non ci voglio provare.
con la mia mano di nuovo, però. Anche se rivorrei l'arto bionico là. Oh, è già fatto un po' di strada. Uè, non è tanto male il regno dei morti. Non ci ha terrorizzato. Dicevamo, ce li ricordiamo questi, no? Perché ho parlato? Vedete perché ho parlato io? Da una motivazione, ci vuol scendere perché parla a destra o a sinistra? Sono belle le combinazioni, abbiamo perso. Messa dentro il culo. Dentro. Vediamo un altro, l'altro lato un istante. Facciamo finta che dobbiamo torniamo indietro noi. Invece andate lì, andiamo di là. Vediamo un po'. Non è lo stesso. Idem con patate. Normale. Ora quelli decideranno di alzarsi giusto ora. Guarda, guarda. È quello che c'ho. Ah, infatti. Oh no, ragazzo, fortunato. Perché all'inferno mi ha mandato. Sono fortunato perché c'è un ragno che mi ha mangiato. Ok. Easy peasy lemon squeezy. Ah, ecco. Il bello. Stanno mangiando. Ma io non ci voglio andarla mai nella vita. Ho l'audio nel cervello. Stanno mangiando le anime pure. Per questo è una vita di merda. All'inferno. Ragno porta guadagno. Seguilo, sì sì. I vecchi detti. Sì. Sto andando ragazzi. Non so perché non ho fretta. Ma io so che voi non avete visto il trailer del gioco. Io non sarei così preoccupato se non avessi visto il trailer del gioco. Sì, Shelob del Signore degli Anelli. Ma è un po' meno orrendo Shelob. Ma cosa mi dice? Vuol scendere, non fermarti mai nella vita. Continua a correre. Ok. E va a salvare, corri, corri. Che bel posto. Sì, sì. Diciamo queste anime, queste di qua naturalmente dicono, ma io ho passato i ragni, non me ne vado oltre, salvo e sto qua per l'eternità.
se moriamo dal regno dei morti, ma non penso che si muoia dove spuntiamo, non penso che si muoia qua, penso che ti torturino per sempre, visto che è un videogioco dobbiamo tipo crepare, sarà game over o qualcosa, ci imprigionerà. Non diciamo se è il caso di saltare su queste cose oppure se invece c'è un'altra via. No, non è il caso di saltare là, anche perché poi non si possa. NN. Cali, super cali fragilistiche spiralidoso. Solo se c'è un ragno può sembrare spiritoso. Compra il DDT, avrà un effetto favoloso. Super cali fragilistiche spiralidoso. Questo ragazzi è freestyle. Sì. Su 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 su. E ora c'è il problema. Scappare regna dei morti. Non siamo già scappati? Abbiamo fatto scappare regna dei morti. Torna dal dottor Henry Henderson, che mi sembrava quello cattivo. Invece c'è un poverino, perché la moglie praticamente morta, sarà nel regno dei morti molto probabilmente. E quella l'ha presa per... l'ha preso in giro, mi sente facendo l'imitazione. Ora abbiamo il braccio bionico. Non penso proprio che abbiamo più... non abbiamo più il braccio bionico. Vedi che non abbiamo più neanche l'abilità. Brama la Dead Space. Io veramente devo mandare un'email di ringraziamento ai programmatori per avermi dato sto gioco. Non lo faccio praticamente mai, perché già il ringraziamento è giocarlo e farlo conoscere a voi. Ma se lo meritano, che è veramente un giocone. Pathology Research, Note 7. The gods have blessed us with a new discovery. The blood of Loki seems to be the key to immortality. It is said to have magical healing capabilities. This is great news. Soon, the grasp of sickness will be lifted from you. E quelli infatti pregavano di morire. C'era niente che mi ero saltato, perché non c'ho più quella visuale che mi fa vedere collectibles, le cose devo sta. Teleport ora sono. Vediamo. Non abbiamo più le chiavi di niente, quindi possiamo andare solo dove... dove è aperto. Ma vaddio! Camale e merda. Su camale. Su camalissimo. Non posso più aprire niente, ragazzi. Quelle che sono verdi. C'era una cosa verde. Niente, adesso sono porte che danno sul nulla. E c'è una porta. Perché hanno messo una porta là? Dove va? Voglio vedere. Un piede di porco, una... una siringa usata per difenderci. No, niente. Ok. Bella la vita. Attiva qua.
Cosa abbiamo attivato? 8-0. Sta salendo l'ascensore. Finché non arriva. Secondo me funziona, stiamo troppo fermi allo stesso posto. Quanto ci sta? 316 metri. 200. 275. 240. Continua con questa tattica, ragazzi. 50, vai veloce, dai. Scusate malissimo. Qua non possiamo più riaccendere niente. Moriamo. Pathology research note 8. This will be the last note for a while. A lot of things have happened and we did some research on the god of mischief, Loki, in note 2. The myth tells the story of the mischievous god Loki being locked underground forever with acid slowly dripping on his flesh. But there seems to be more. To make sure that Loki could never deceive anyone ever again with his shapeshifting, a mask was melted onto his skin with powerful magic to ruin the attractive face Loki was so fond of. The mask would not only make sure that if the shapeshifting god would ever escape his imprisonment, he could be recognized, it would also start interfering with the shapeshifting itself. It would cause Loki to lose control of his form, to stop him from purposefully taking any specific shape or form, effectively ending his days of deception. Volete vedere che Loki è il marito? Ragazzi, volete vedere che Loki è il marito? Volete vedere che Loki è il marito e sta ingannando tutti? Fingendo che è la moglie, se l'è bevuta che la moglie... Però non c'ha l'acido. Però... Se considerate c'è la moderna tecnologia. Lei si è fatta una plastica. Che ne dite? Ha detto che ha ingannato il marito. Sì, ma magari il marito si è fatto... Era Loki, ha fatto finta di farsi ingannare per riaprire quelle cazzo di porte. Capito? C'è l'inganno nell'inganno. Era lui Loki. Non mi sembrava proprio Loki. Non mi sembrava un uomo quello là con quel corpo. Alla maschera. Tanto Fuffi ci salverà. Infatti
Ma non può cambiare forma. Sì, ma è stato messo magari con forma di persona, no? Ma con la sua vera forma magari era quella di un tipo un uomo. Sembrava magari tipo un uomo. Un occhio. Magari siamo noi Loki, sì. Che ne sappiamo? Boh, vediamo. C'ho la confondenza. L'ascensore è là. Non funziona. Cioè, l'unico che non abbiamo ammazzato, che me ne sto pentendo ora, di non aver ammazzato quello stronzo. Ne ho lasciato uno in vita di teste di cazzo. Dobbiamo vedere dove. Dove siamo arrivati da qua? No, qua c'è l'ascensore che funziona. Prova ad andare dove sei stato ucciso. Sto andando da Loki subito. Andiamo a salvare prima. Loki mi ha adorato questa notte, ti ho sognato. No, mezzo... I didn't finish it. I'm so sorry. I couldn't finish it. C'è quel segno dietro la schiena. Run away. Henrik. You're back. It cannot be. You must. Did Loki do this to you? Oh, Loki. He will pay. I swear to it. A soul stone. Ragazzi, avrà preso una botta. Dalla stanza in fondo all'ufficio. Sarebbe di qua. Ah, era quella là. Prendi. Ah, intanto può aspettare, non è messo male. Un cerotto 2. Henrik, I found it. Henrik. Hold it up for me. Yes. No will I be contained. No. Non sarò più confinato. Sì, era lui, no. 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 Next to my body, there's an eye. My eye. Go pick it up. No. Ragazzi, no. Solo l'occhio. Devo andare al laboratorio, quello di là. Ragazzi, sappiamo dove andare.
Era il laboratorietto qua, bellissimo. No. Recupera il Jung Reaper. Dove cazzo è il Jung Reaper? Dove... mi sembra di andare qua. Devo andare qua a farmi installare l'occhio. E prendi. Ma dove cazzo si recupera il Jung Reaper? Dove... a parte che non si vede un cavolo qua. Buissimo. Che bisogna fare? Inventare ciò. Non mi diceva anche cosa sono. Secondo piano. Ritorniamo con secondo, voglio vedere. No, sicuro che sei morto, io ti tengo d'occhio. Secondo me un po' vivo c'è. Finge. Ok, secondo piano. Che bello. Chi va piano va sano e va lontano. Andiamo al secondo piano. No, Fuffi. Essere qua. Sì, è lì. Sì, sì. Ci stava andando. Sì, lo so dov'è. C'ero andato. Scrivi punto esclamativo trama gioco, Davide. Sì, dobbiamo vendicare Fuffi tantissimo, ragazzi. Deve essere... no, perché dobbiamo... ci va da sola stavolta. No. Ma l'anestesia non sanno cosa sia, eh? Ok, abbiamo l'occhio e il braccio. Vediamo se è schizzato come prima. Se ci manda a fanculo. Ti esplodo tutto. The enhancement was successful. This isn't enough power to destroy Lopes. We have to find more power to destroy that bastard. And to accomplish this, there are a lot of questions to answer. No, perché tanto? Loki had remained. He had something in mind. A great purpose. Now I suspect we can find out more in Helheim. So I need you to find another route back there. Helheim, stop ordering me around. If you know so much about me, then just tell me. I need to know. When Loki cut my body in half in his indulgence of my torture. He spoke of his daughter. Her name was Hel, and she died long ago. The things he said makes me think that the artifact tissue used for your creation was from Hel herself. Loki wanted his daughter back. Yes, so he made you. Right now, nothing in Midgard has the power to stand up against Loki.
So our best chance is starting at your roots and search from there. Since the Absolov is out of control and the roots of Yggdrasil are spreading, there should be one leading to Helheim. Have you seen any route that could lead us there? I did see one. In the West Wing. A freight elevator. It can take us to a place with a route I used to get out of Helheim. And now we're willfully going to the world of the dead. This is crazy. Ok ragazzi, ora una piccola considerazione. Ok? Abbiamo fatto tutto sto bordello, no? A parte sembra una telenovelas. Per cercare di bloccare Loki. Invece l'abbiamo liberato e ora sta regnando su tutto. Ok? E questa è la chiave. Perché abbiamo appena scoperto di essere... Che ci ha creati perché gli era morta la figlia. Tipo dal DNA della figlia, qualcosa del genere. Perché voleva sua figlia. Ora, perché cazzo dobbiamo ammazzare Loki? Regniamo sul mondo di tenebra! No? Che cazzo c'è? Non esiste. Faccio vedere il braccio bionico, faccio così e faccio il dito medio. A quello. Col cazzo che ti aiuto. Faccio... Papà! Papà! Abbracciami tutta! Abbiamo, quante ne abbiamo, disse? Abbiamo le nostre 18 cose? Giochiamo il nostro braccio. Vedete, questi sono i giochi che vi fanno riflettere sulle cose. Nel senso che... Se ci pensate, no? Quando vedete nei film quello che si fa installare l'arto artificiale... Grazie rega! Per 8 volte hai sbagliato a subare, bravissimo, bella! Grazie mille! Bella, bella, bella! Fa piacere che hai risubato, farei pure tu parte del giveaway per i sub, magari riesci pure a vincerlo! Alla faccia di Serpico! Stavo dicendo, quando vedete nei film, no, di fantascienza, dove si vanno a installare gli arti artificiali, cosa uno dice, ma no, farsi tagliare il braccio per mettersene uno bionico. In questo gioco, se ci pensate, no, cioè, alla fin fine, cos'è che fa questo arto bionico? Ti facilita situazioni che altrimenti sarebbe impensabile andare ad affrontare perché non si ha quella possibilità. Quindi un giorno, non molto lontano, quando queste cose saranno... realmente disponibili, mi sa che ci sarà molta gente che correrà a spendere un sacco di soldi per farsi impiantare cose di questo tipo. Ma non necessariamente per sostituire, che so, l'occhio perché è cieco, no, ma proprio per potenziarsi. Danger, vai, a cipigna. Ah sì, ma un bel time out a Danger per la cipigna. Per avere qualcosa di bionico mi farei tagliare qualsiasi cosa. Non proprio qualsiasi cosa, raga. Tutti a potenziare la terza gamba. E sta a vedere la sensazione. Dobbiamo andare all'ala ovest. Can't believe this. The keys open the Absalom. The roots are going to start spreading faster. We better hurry. Sì, sei family friend, esattamente. Vi ricordo se non avete ancora fatto di followare o subare, siete su YouTube. This
bottom with no eyes. I guess could clearly with no throat. Vedete come, notare come corro sempre ai punti di salvataggio. Da qua. Mi sa che qua si aspettano che ammazziamo qualcuno. Beh, su Kamala. Sì, sì. Ho sprecato un coso, vabbè. Ritorniamo, visto che il posto era bello. Allora ragazzi, noi sappiamo che qua intanto dobbiamo caricare. We have to get across that gap somehow. Those pillars on the other side. I'm not sure, but I think you can activate them with a shot from Yangrei, but
Vediamo. Parlando il ponte si allunga. The energy signature of that shrine is very similar to Atrium. I think you can charge the Yantec with it. Ah, posso ricaricarmi. Potevo ricaricare qua, vaffanculo. Come si richiudono? Tipo si richiudono. No, non si richiudono. Guarda che bello. Proprio posto bellissimo. Chissà se si possono distruggere queste anime. Volto da indietro c'è una porta che potevi aprire, ma dove? Ma dove? Ma che stai a dire? Forse dicevi prima, voglio vedere una cosa. Sì. Capita? Ne ero quasi sicuro. Io c'è il cashier, mentre. Sì, prima vabbè. Volevo provarlo tantissimo, ragazzi. E ne ero quasi sicuro. Solo per vedere. Sembra un'anima in pena. Io le sto volendo liberando. Troppo lontano. Achievement sbloccato. Dealer of Death. Vedete? Lo sapevo che sbloccavo un achievement e l'ho sbloccato. Dispensatore di morte, ragazzi. Capite voi, no? Io non sono voce, sono un dispensatore di morte, cazzo. Quindi ragazzi, che arto vi fareste installare voi? Non vale dire la terza gamba. Perché possono fare dei potenziamenti, mica miracoli. I capelli. Sì, ma li ha ammazzati solamente perché qua non è che sembrano, dal fatto dalla posizione che stanno tipo così, non mi sembra tanto felici di essere qua morti. Quindi volendo gli sto facendo pure un favore. Ammazziamo pure questo, ragazzi. Faccio un po' di avanti e indietro, però puliamo casomai. Sono alla fin fine la figlia di Loki, qua il principale è mio padre. In giro oramai. Terzo capezzolo, bellissimo Kratos, saresti bellissimo, sulla fronte fatto mettere il terzo capezzolo. Capezzolo bionico. E tutti vogliono. Non sei l'unico, secondo me pure Pietro ci sta pensando un po' il terzo capezzolo. Perché questo è blu? No. Ah, perché c'ho la visuale. Ragazzi, facciamo pure questi due e basta.
Vedete come sono infelici. Sono veramente infelici sti ragazzi. Bisognava un pochettino tirarli su di morale. Abbiamo praticamente liberato l'inferno. Che brava persona Volscent. Lo sapete che sto allungando il sugo perché non voglio arrivare ai mostri tremendi. Ok, mi sa che ora ci tocca. Non ce n'è più? Posso fare avanti e dietro 100 volte? Vabbè, no, questo qua lo lasciamo stare. Anche se secondo me c'è un achievement tipo... Oh oh. Non hai portato a termine a riprendere l'ultimo salvataggio. Sì. Guardi. Non è che sono caduto tutte queste volte. Dai. Cioè, risblocchiamo il dispensatore di morte. Anche se l'ho sbloccato oramai. Penso che non cambi. Attraversa il modo di A. Sì, oramai l'achievement è sbloccato, quindi non se lo può riprendere. Era buio, quel tizio non ce ne siamo accorti che stava facendo quello che stava facendo. Ora salviamo, non voglio più fare. Continuiamo di questi 25. Tanto ho voluto avere quel braccio pieno. Braccio carico. Mi vede una cosa io. Ci posso dire qua sopra tipo... Io corro e vaffanculo, cioè, me la rascio.
A me la rascio, sono molto più veloce di voi. Succate male. Sì, suca. Cos'è questo coso? Un posto bello. Allora, siamo arrivati all'albergo. TripAdvisor non mentiva. It's exactly as in the books. Per Odino. The temple of the goddess Hel. Wait, what does the book say? Odin's heart filled with rage as his son drew his last breath. To bring him back from darkness, he paid his way with death. The gate will remain locked until the one demanding passage can prove themselves. It's unlocked with sacrifices. Sacrifices? What type of sacrifices? Blood. Of Helheim. Slaying nine in the chosen hunting grounds close to the temple. Allora, distruggi 9 guardiani di Helheim per aprire il portale. 9? Ok, risalviamo un istante così non ci dobbiamo sentire di nuovo la storia. 9 ne dobbiamo distruggere, va bene. È bella sta cosa. E dobbiamo scendere? Destra sì. Andiamo a sinistra. No, 1, 9. Mi ammazza malissimo. Qua ci si può ricaricare. Oh mio dio. Andiamo in basso, a sinistra. Mi sa che non so come sono fatti, ragazzi, e non mi piacciono neanche un po'. Solo che questi sono guardiani di Elan. Questi guardiani, boh. Siamo a 3. E distruggo tutti, merda. Hadouken!
Mi ricarico un istante. Io non voglio sta scarico. Guardami. Abbiamo finito i guardiani a Lime. No, l'ultimo ci sarà. Succate male. Dove cazzo si usciva? Andare a salvare subito. Volete che scendo, vado a vedere l'altro lato se c'è qualcosa? Sta aprendo. Guarda là come si apre subito. Ah, sotto non si poteva passare di là. Volete che vada a indagare un po' se c'era qualcos'altro? Sarà uguale, no? Era proprio chiuso. Siete troppi, frate, vi ucciderei volentieri. Vogliono che salviamo. Ora, chiedo a voi, perché vogliono che salviamo 2 secondi dopo? No, oggi horror, biondo. Stiamo giocando, questo è piccolo piccolo cucciolo intrepido va all'inferno. Sì. Devo indagare sul mio passato. C'è qualcuno che è andato là mai? No. Là, giri a sinistra sicuramente. Comunque, crematoria. Veramente bravi, ottima ambientazione. Guardate qua che c'è. C'è là. Ma che figata. Sono tutti gli dei.
queste persone abbastanza felici. Ambienti piccoli. E lì mi sembra che ci sia... Non mi piace quella cosa alla fine. Mi sa di qualcosa che sta riposando da milioni di anni. E decide fra 5 secondi di alzarsi per la prima volta perché c'ho culo. Tutti a chiedere la carità. This is where her journey ended. Daughter of Loki, ruler of Helheim, destroyed by the gods as vengeance for the death of Odin's son. Did she really deserve this? Maybe not. Look, beside the throne, the light. Comunque è posto fighissimo, eh? Quella ero io. No. Did you just... Oh. How does it feel? Praticamente ti è mo... Cold. Può essere che ora sia... Ora non finisce più, tipo... Destroy the lock holding us in this room and let's get back to Midgard and end the note. Scusatemi, distruggi Loki. Torna a Midgard e distruggi Loki. Come ritorno a Midgard, ragazzi? Ah, toccandoli. Si ricarica toccando gli spiriti. Capite? Posso provare a fare. Questa dovrei essere io. Che figata. Come cazzo si è? L'ho distrutto. Posso passare? Sì, abbiamo buttato un po', vabbè, figurati. Ne ho ancora 16. Ora, tra l'altro... Anche con uno, secondo me, fa la cosa. Non ci dovrebbe essere qualcosa di più disgustoso. C'è ancora qualcosa visto nel trailer che non ho visto, è abbastanza brutto.
Questa porta ha capito che era meglio farmi passare. It's time to purge the keepers of hell. They inhabit your realm far too long. E niente, merda. Mi sento potente! Mi congira potente tutti. Potente ma cieco. Perché ma cieco? Che posso entrare con gli spiriti, posso ricaricare. Sì, sto salvando subito. Appena passa salvo. Potente! Andiamo, gli è arrivata. Minchia, now I'm very powerful! Wow! I'm the daughter of, of Loki! Loki! Yeah, the trickster! Why Loki? Check what I can do. Check here. Instead of saving him, you destroy him. Why you bullied him? Tam tam tam. Why you bullied him? No! No, non sono più potente! Why do you have to shout? Because I'm powerful! Oh. Hell is awakening. Sta svegliando, no, non rimandiamo a dormire. Cioè, dormivi là? Potente! Dove sei, brutta merda? Ho detto potente! Questa merdina. Guarda la che. Questa è quella che mi ha fatto cadere prima. Se mi dico che fugge. Io non fuggo, vado semplicemente alla parte opposta al pericolo. Ricordatelo. Ma qua sto tornando indietro io. Sto tornando indietro. No. Sei cieco. Non mi dite se torno da indietro. Sono cieco, non potente. Sì, che bello. Ma l'ho fatto solamente perché mandava a vendicarmi. Cosa fa, eh?
Vabbè, non piangete, non piangete. Ho detto che ero potente, mica che ci vedevo bene. Oh, ora si fa male, perché è potente, però ha problemi con le altezze anche quelle. Ah, oh, effettivamente un po' di... Non c'è più nessuno qua che mi spacca le palle, eh? Thank you. Dove cazzo devo andare? Ah, da qua mi... Ero leggermente confuso, scusate, ma un po' di indicazioni ce le possono mettere qua. Per andare là ce ne sono altri spiriti. Guarda, mi mancano due celle. Vediamo se riesco a fare... Sì. Geniale. Mi ho detto che ero potente. Fighissima sta cosa. È tipo il succhia succhia che mai si consuma di Willy Wonka. La confusanza, sì ragazzi. Ho avuto un attacco di confusanza. È tutto tranquillo per 15 secondi. A chi è che il gioco non sta piacendo? Dove si va? Si va da sinistra? Perché da qua si saltava. Da qua, mi sa che si andava a sinistra, tipo. No. Sì. Cioè, la parodia vieta ai minori 18 anni di Willy Wonka non l'ho mai vista, me ne vergogno di non averla vista, mi scuso con voi. Ho salvato là io. Boh, sembra di sì. Shbam! Ricorda di aprire la porta a destra. Torna a Midgard, ok, distruggi Loki. Finally, the Atrium alone never stood a chance against Loki, but this combination is surely strong enough to end. Grazie mille che me l'hai ricordato. Me l'ha ricordato. Questo è ancora vivo? Boh. Tipo di quelli immortali, bruciato ma ancora vivo. Che sia. Ma
scherzavo, io scappo, che tanto non mi pigli. Brutta merda. Pensavo... Ok. Devo riaprire questa cosa, devo risalire. Attiva? Mamma mia, è la cosa più fastidiosa che... Sì. It's rather beautiful in its madness. Hey, Henrik. What's it like on Midgard? All right. You haven't actually seen the world. Well, it's bleak. Gray cities. Broken countries. I don't think I ever saw a future in Midgard that didn't involve complete destruction. That doesn't sound very appealing. Well, it wasn't all bad. Midgard is home. Well, it was home. People mostly toiled to stay alive, but everyone had something to hold on to in order to stay sane. What did you hold on to before all of this happened? Family. I had Sarah. Alice. They were more important to me than anything. Henrik, who is Alice? Alice was our daughter. She fell ill, and not even Borkorp could help her. La Borkorp, bellissima. The help drove me and Sarah further, beyond the sights of humans, to find a cure for her. That's when we found the Absalom, and with it, a voice and the machine. Loki. At first it was a blessing. He helped us cure Alice. Pushed the research and exploration to its peak. We were at the edge of pushing humanity beyond our limitations. Then he infiltrated our system from within. By the time I realized what he was doing to the staff, it was too late. The last resort was to trigger the emergency protocol and sealing the entrance shaft. What happened to your family? Sarah died in the initial chaos. I probably knew it at the time. When I heard her voice again, none of that mattered. The look on Alice's face when she heard her mother's voice again. All my suspicions just went away. So I listened to my wife and gathered as many people as I could and sent them out to look for those fucking keys. Alice wanted to help, like everyone else. She never came back. But I thought I could find her, and I could free her. But it was too late. I'm sorry, Henrik. Yeah, me too. Without my obsessive searching, none of this would ever have happened. Alas, when it's done, it's done. Now I need your help to fix this. Loki must be annihilated for the sake of everyone and everything in the Nine Worlds. I plead to you, you must destroy Loki. Ok. Lei mica ha detto va bene però, eh. Sta zitta. Lo sai che c'è? Non abbiamo però 5, 6, 7, 8. Mi siete su Loki. Dove è Loki però mica ce lo dico. Adesso gioco ti fa fare avanti e indietro tante volte, ma te lo fa fare in un modo che non ti sta sulle palle. Sì, Loki è il medicinale preferito di Loki. Prende Loki pure quando... Quando ha un po' di brutto al naso. Ora si scopre che tutti quelli che hanno comprato Loki stanno senza saperlo finanziando una multinazionale diabolica farmaceutica che investe quei soldi per cercare di liberare Loki. Slenderman. Loki, we have come for you. No, perché l'hai avvisato?
Perché glielo dice? Ah! Cioè, possiamo tornare? Sta chiudendo. Cioè, stiamo tornando. Ciao. Fa piacere, Loki. Allora, stavo dicendo, no? Che noi potevamo starci tranquillamente nel mondo dei morti a sbruffoneggiare tutti quanti. Che c'è da ridere? Allora, guarda che bello sto posto, faccio vedere. Allora, intanto abbiamo un bellissimo punto di salvataggio che ci serve sempre quando vogliamo, è messo qua. Un punto di ricarica. Cosa potrebbe andare storto? Vedete, cioè loro ci tenevano. Che caga sotto. Comunque, avete visto che un giocone come avevo promesso? Eh? Chi è che osa dire qua in chat che il gioco non è stato bellissimo? Sì, molto probabilmente abbiamo perso 3 potenziamenti. Magari nella parte iniziale, boh. Ma oramai la trama non può essere più una cagata, perché anche nel finale ci ammazzi Loki, non è che riescono a fare tipo... Alla fine era Barbie, no? E distruggono tutto. Il problema di questi film è che in genere di si gioca poi alla fine la trama, poi alla fine la rivelazione finale, è una cagata. Invece sta facendo venire tantissima voglia di giocare Hellblade, di ricompletare Hellblade, questo gioco. Che Hellblade, mamma mia. Andiamo, c'è potenziamento qua. Fai l'audio. Dr. Anderson has tasked me with the assignment to research Helheim, the realm of the dead. The realm of the dead used to be under the control of the goddess Hel, but according to Dr. Anderson, Hel was murdered on her throne a long time ago. According to texts found in Svartalfheim, parla di noi. Helheim has been rotting away since the departure of its righteous ruler. A new creature has emerged called Keepers of Helheim that has been feeding on the souls of the dead for hundreds of years. Is this what happens when we die? We become food. Sì, la mangianza. Gli uccelli. Ah, non dipinto pure sul culo. Bellissima questa cosa. Cioè, come quando fanno, sapete, vedete quelle foto dove fanno le strisce pedonali, no? E c'è il cane morto, e l'hanno andato sopra quel cane morto. Cosa. Dove cammina questo? Lascia il segno. Questo è l'altro lato. No, ancora mai non c'è niente, cioè non si doveva neanche passare l'altro. Dai.
Devo andare a fare la guerra. Questi sono messi per quelli rincoglioniti che ancora non hanno capito se sono a prendere le anime di quelli che ammazzi. Sta scappando. Poi ricordatemi quando finisce il gioco. Un pugno minchia di stona. Sì, sì, sì. Ora vuoi fare amicizia. Dove cazzo se n'è scappato? Apri. Apri. Sì, sì, no, vi libero tutti io, guarda. Vi libero dal male, amen. Ah, no, l'avevo già aperta. Ricordiamo questo posto. Hanno rialzato le scale. Qua c'era qualcuno da riammazzare.
Ma questa è aperta, sì. Ah, nell'altra porta c'era il cuoco, no, finito. Quello che piangeva, no? Andiamo a caccia di Loki. Ecco qua, è arrivato quello che ha sentito tutta la cazzo di... Sì, non è mai, frate. Suca malissimo. Dov'è quel verme? Suca merda. Io sono potente! Oh, ma ha dato uno schiaffo. Vaffanculo me. Questo dino di merda.
ricarica prima di attaccare. Tua mamma. Sei piccolino. Sì, sì, menti. Facciamogli capire che siamo più incazzati di lui. Facciamo questo patto, dai. Papà. 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 What are you doing? Destroy him! Think of all the suffering that you can stop with my power. Non me lo fa distruggere. Gioca una boccia insieme. What will happen now? Oh, I have so much to show you, my dear. Boom. Grazie per aver giocato, prego. Grazie per avermi mandato il gioco. Quindi ragazzi, avete visto questa live su YouTube, su Bate, e in descrizione c'è il canale Twitch dove si è tenuta la live. Ricordo, sono in live su Twitch dal lunedì al sabato e la domenica su YouTube. Padre, papà! Father, wake up! The Absalom has started Fimbulwinter and Helheim has awakened from its slumber. Awaken Odin and get my hammer. We have to pay a visit to Helheim again. Oh, oh, oh. New game. Capite? Praticamente dice, sveglia Odino. E Thor dice, dammi il martello. Struggle for nothing. What do they even have up there? A lingering sense of belonging. Misled at best. You bring nothing but suffering. Suffering is what they deserve. You're not going to leave this place, Loki. What? You don't seem to understand, my dear. I am a god. Arrivo, papà! The eyes. Aim for the eyes. Sì, tranquillo.
Facciamo fast. Affanculo, blatter di merda. Dai! Fatto fast. Più del male. Sto venendo ascoltando i dialoghi. No. I rule alone. What will happen now? You know, Loki wasn't wrong about the chaos this will bring to the world. The nine realms will in time grow into one. Loki's plan was a success, but he will not be allowed to rule the new world he created. That alone puts my spirit at rest, I guess. What will happen to everyone? In Midgard? Or I suppose Midgard isn't a thing anymore. The people will endure great suffering with these changes, but
humanity will prevail. We always have. What I want to know is, what are you going to do? Helheim boasts of your will now. With the realms united, there will be little stopping you. You could bring order to the chaos, Hell. Perhaps, in due time, the dead will walk among the living. We'll see. In due time. Non è che è diabolica lei? Non mi è piaciuto come ha detto in due time. Father, wake up! The Absalom has sorted Fimbulwinter and Helheim has awakened from its slumber. Awaken Odin and get my hammer. We have to pay a visit to Helheim again. Perché l'hanno ammazzata Helheim. Lo ricordate? Dunque, bella. Grazie mille per aver guardato la live. Ora qui chiuderò il video, sai, YouTube. Invece vediamo se dobbiamo fare qualcos'altro. Vorrei far vedere il coso di Hellblade.